Ciao a tutti, bene, bene, vediamo con questi video un approfondimento, con questo video un approfondimento sugli ancoraggi emozionali. Un attimino che dobbiamo sistemare come al solito le questioni qua. Allora, vediamo un attimo. Vediamo un secondo. Allora, bene, eccoci qua per parlare, chiudere un attimino questa parte, speriamo di chiuderla, di approfondimento sugli ancoraggi emozionali. Sugli ancoraggi emozionali da utilizzare, diciamo così, nella seduzione, ad esempio, ma anche su noi stessi fondamentalmente. Abbiamo visto la volta scorsa come utilizzare gli ancoraggi emozionali su noi stessi. Ora possiamo utilizzare lo stesso meccanismo sulle altre persone. Ricordo brevemente cosa sono gli ancoraggi emozionali. Sono degli stimoli, diciamo così, le lezioni perse potete vedervele, comunque. Chi non ha seguito sono tutte, andatevele a vedere, chi è rimasto indietro se le vado a vedere. Tanto saluto tutte le persone, Rita Marghe, Silvia Sissili, Patrizia, Eleonora S, Cocò, ciao Cocò, quanto tempo? Tiziana, Titti San, Roberta, Claudia, Maria Luisa e tutti gli altri, insomma. Chi abbiamo? Roberta, Martina da Vienna. Come sentite l'audio? Lo sentite bene l'audio o sentite male? Come sentite l'audio? Ditemi se sentite bene l'audio o se sentite male. Allora, bene, intanto mentre vado avanti col discorso, allora vediamo un attimino di approfondire un attimino questo tema. Quindi gli ancoraggi emozionali sono ciao Stefano Gatto, degli stimoli, diciamo così, di natura visiva, uditiva, tattile, olfattiva e gustativa, che vanno, diciamo, ad associarsi a delle emozioni vissute. Quindi l'ancora è lo stimolo e l'emozione viene ancorata, tra virgolette, no? E abbiamo visto che possiamo usarle su noi stessi, la volta scorsa abbiamo visto che possiamo usarle su noi stessi, cioè ogni volta che viviamo uno stato d'animo positivo, ogni volta che noi viviamo uno stato d'animo positivo, avevo fatto l'esempio, possiamo prenderci ad esempio un amuleto, tenerlo in mano e andiamo a caricare questo amuleto fondamentalmente, no? Che non aveva senso prima, ma dopo viene caricato di emozioni negative, cioè diventa un'ancora. Ogni volta che poi io successivamente prenderò in mano questo amuleto, rientrerò nello stato d'animo positivo, nello stato d'animo, diciamo, vissuto, emotivo, positivo. Questo sistema, diciamo così, possiamo utilizzarlo e noi siamo già sommersi da ancore, però, come dicevamo l'altra volta, non è che gli ancoraggi, le ancore che noi viviamo, si tratta solo di crearle deliberatamente. Ho fatto l'esempio l'altra volta della canzone On My Own, che avevo sentito, diciamo, da ragazzino, no? Che era associato a un'emozione vissuta con una ragazza, un bacio dato su una rotonda sul mare, una rotonda sul mare, come diceva qualcuno, chi era, non mi ricordo, Fred Bongusto, e questo, sentita 25 anni dopo la stessa canzone, mi ha riportato alla stessa emozione. Quindi noi siamo sommersi da ancore, siamo sommersi da ancore e si tratta di inserire nuove ancore in modo, deliberato, consapevole. Ora, quello che abbiamo visto con noi stessi, possiamo anche utilizzarlo con le altre persone, cioè anche nella seduzione.